Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il TG10. L'apertura del notiziario è dedicata alla vicenda insabbiamento porto di Gela. Una vicenda che si trascina ormai da tantissimo tempo e che al momento attuale non riesce a trovare uno sbocco definitivo. Vediamo. Nulla di fatto ieri in Consiglio Comunale a Gela in merito alla vicenda Porto. Chi si aspettava l'avvio del ripristino funzionale della struttura portuale dovrà pazientare, ma la pazienza ha un limite. Al momento attuale infatti non esiste nessuna approvazione del progetto da realizzare con 5,8 milioni di euro dei complessivi 32 milioni relativi alle opere di compensazione del progetto ENI. Attorno al progetto dunque c'è molta confusione, mancherebbe sia la disponibilità della copertura finanziaria che il piano di caratterizzazione del sito, come ha confermato Giampiero Calafato, presidente della Protezione Civile regionale. Ieri c'è stata l'ennesima riunione al comune con tutti i vari esponenti sia del tavolo tecnico, commissione urbanistica, amministrazione, dove ho notato che si è fatto un passo indietro anziché avanti, c'è qualcuno che rema contro questo progetto. Il dato di fatto è che a Gela il porto è insabbiato rimarrà per non sappiamo quali tempi e quindi una cosa che dovrebbe essere normale amministrazione è diventata un iter quasi direi infinito, non ci sto più capendo niente perché vedo che prima si va avanti e poi si torna indietro. Ma qual è il vero problema? Perché l'iter attualmente è bloccato? Considerato che c'era stata una riunione proficua, se vogliamo, a Palermo, anche alla presenza di esponenti dell'Igiene Civile, della Protezione Civile. Allora, anche noi vorremmo capire, quando prima cercheremo di capirlo bene, chi sono i responsabili, i veri responsabili di questo blocco attuale, perché non si capisce effettivamente chi sono i veri responsabili, se è l'amministrazione comunale, se è la regione, però io posso dire che il 28 giugno la regione a Palermo, dove c'è stata la nostra presenza, è stato firmato un protocollo d'intesa fra regioni, ENI e comune, è stato tutto verbalizzato, dove si è raggiunto un progetto di definitivo, i fondi e quindi mancava solo ed esclusivamente la firma da parte del comune e la PEC della raffineria, quindi mancava pochissimo per poter mandare il tutto in gara di appalto. Quindi a questo punto non capisco perché il comune non si muove, non vada immediatamente a Palermo a chiedere il nostro diritto, perché è un nostro diritto avere questo porto fruibile. I consiglieri Maria Pingo, Megafono, Virginia Ferruggia, Movimento 5 Stelle, Salvatore Scerra, Forza Italia, hanno accusato la Giunta di non volere risolvere la questione Porto, catturandosi i consensi delle associazioni e dei componenti del contestatissimo gruppo di lavoro. Il piano di caratterizzazione esiste ed è stato fatto dall'ARPA, ha detto il vice sindaco Simone Siciliano, ma deve essere autorizzato dal Ministero. È stata richiesta la verifica di non assoggettabilità alla VAS. Comunque il progetto deve essere autorizzato dalla Protezione Civile e dal Ministero. Esiste, ha detto Siciliano, un impegno tra Regione, ENI e Comune. Invitiamo tutta la cittadinanza a venire sabato alle 3 del pomeriggio all'Hotel Seno per poterci guardare in faccia e capire cosa dobbiamo fare. Porteremo lì tutti i dati, tutti i documenti, tutte le cose valide per tutto quello che è stato fatto fino ad oggi e cercare di capire chi rema contro questa riuscita di questo nostro porto. Quindi invito, ripeto di nuovo, tutti, se ci vediamo giù alle 3 del pomeriggio di sabato, questo sabato, per poter capire cosa fare per poter portare avanti il nostro progetto, è quello di vedere finalmente Gela e avere un porto, un piccolo porto che è quello che a noi serve. Adesso parliamo del devastante terremoto nel centro Italia, anche Gela si mobilita per offrire il proprio contributo, vediamo. Gela si mobilita per dare il proprio contributo a seguito dello spaventoso terremoto che si è verificato nel centro Italia con morti, devastazioni, lutti. La Fidas Adas si unisce all'appello lanciato dalla Fidas nazionale in merito alla programmazione della donazione del sangue. Il Centro Nazionale Sangue fin da ieri mattina ha attivato il Piano Strategico Nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi emergenze per far fronte alle eventuali necessità trasfusionali dei feriti nelle province interessate. Al fine di avere un monitoraggio costante del fabbisogno locale di sangue e intraprendere le necessarie azioni, le strutture regionali di coordinamento per le attività trasfusionali delle regioni interessate sono in collegamento diretto con il centro e con le associazioni locali dei donatori volontari di sangue. Una scorta di sangue nazionale è stata messa a disposizione dalle regioni Lazio, Marche e Abruzzo e numerosi sono i volontari che si sono recati a donare rispondendo agli appelli diramati dai media e dai social.
Per questo motivo il Centro Nazionale Sangue e le quattro associazioni di volontari italiani del sangue, FIDAS, AVIS, Croce Rossa Italiana, Fratres, invitano i donatori su tutto il territorio nazionale a programmare la propria donazione contattando l'associazione o il servizio trasfusionale di riferimento in modo da prevenire sia eccedenze sia carenze di emocomponenti. L'attività dell'unità di raccolta di Via degli Appennini numero 5 a Gela proseguirà regolarmente per quanti volessero manifestare la propria solidarietà nei giorni previsti lunedì, mercoledì, venerdì e domenica mattina. Per qualsiasi informazione si può chiamare il numero di telefono 0933 82 55 51 oppure il numero 338 2396 225. Si mobilita anche la Procivis di Gela. A partire da domani dalle 15 alle 20 sarà attivata presso la sede operativa di Via Ossidiana 23 una raccolta di beni di prima necessità, farmaci da banco, lenzuola, coperte, cuscini e biancheria intima, così come già effettuata in occasione del sisma in Abruzzo. La Procivis di Gela predisporrà un mezzo per portare generi alimentari nelle zone colpite dal terremoto. Per informazioni si possono contattare i numeri di telefono 0933 93 83 12 oppure 334 98 73 588. Effettuare interventi urgenti per la messa in sicurezza della statale 115 Gela Licata e della 117 bis Gela Catania. È quanto chiede attraverso un'interrogazione il capogruppo consiliare del megafono Sara Bonura. Le due arterie, dice Bonura, detengono il tragico primato delle strade più pericolose del paese con un indice di mortalità superiore rispetto alla media delle strade statali siciliane. Considerato che fra il 2015 e il 2016 si sono verificati numerosi incidenti stradali che hanno causato la morte di numerosissimi giovani e adulti e il ferimento di altri, appare utile avviare interventi urgenti volti alla messa in sicurezza, alla riqualificazione, al potenziamento e alla manutenzione del manto stradale che le precipitazioni piovose rendono viscido e scivoloso, mettendo in serio pericolo gli utenti della strada, così da renderla più sicura ed evitare incidenti stradali. L'esponente del megafono chiede dunque se l'amministrazione comunale di Gela abbia chiesto all'ANAS di disporre con assoluta urgenza la progettazione e l'esecuzione degli interventi per la messa in sicurezza della strada statale 115 e della 117 bis al fine di ridurre i fattori di rischio e di pericolosità e contribuire a diminuire gli incidenti stradali. Continua sempre più serrato il confronto tra il sindaco di Gela e Caltacqua. In 10 anni di gestione del servizio idrico integrato, ha detto Domenico Messinese, continuiamo a patire gli stessi disagi che confinano la città ad un livello infimo di civiltà. Dalla turnazione notturna al sistema fognario, dalla depurazione alla potabilità dell'acqua, ha continuato il primo cittadino. Pretendiamo da Caltacqua dati certi e investimenti che finalmente diano le risposte dovute all'utenza. Nel corso di un recente tavolo con la società spagnola, attorno al quale erano seduti anche ASP, Genio Civile e altri attori istituzionali coinvolti, il sindaco Domenico Messinese ha chiesto chiarimenti sulle azioni di Caltacqua in merito al collettore fognario di Via Venezia, agli scarichi del lungomare Federico II di Svevia, alla mancata erogazione H24, come nella nuova rete di San Giacomo, al completamento dei lavori al quartiere Sant'Ippolito, alla verifica dei serbatoi di Montelungo, alla sequestro e potenziamento del depuratore di Macchitella, alla gestione degli impianti realizzati dall'ENI. Caltacqua ha annunciato una pulizia straordinaria dei collettori del lungomare e di Via Venezia, oltre all'attivazione di due idrovore per il sollevamento delle acque nei pressi dell'acropoli con il potenziamento energetico della struttura. Misure ritenute insufficienti per il sindaco messinese e che potrebbero non essere realizzate in tempo in vista delle piogge autunnali. Assente il commissario del lato idrico che per Caltacqua avrebbe varie responsabilità. Se Caltacqua non è in grado di realizzare i progetti per Gela, lo ammetta ufficialmente e noi agiremo di conseguenza, ha tuonato il sindaco in attesa di una relazione pubblica che la società che gestisce il servizio idrico depositerà a breve per rispondere ai quesiti dell'amministrazione comunale di Gela. Auto a fuoco la scorsa notte in via Beltrami nel quartiere Settefarina Gela. Le fiamme intorno alla mezzanotte hanno distrutto la Lancia Y di un operaio di 26 anni. Indaga la polizia. Ilenia e Armando hanno coronato il loro sogno d'amore con nozze da favola celebrate nel pomeriggio di ieri e proseguite nella incantevole location di Palazzo Mattina, nel cuore del centro storico di Gela.
Un amore nato qualche anno fa e consolidato dalla nascita di un figlio che è fonte inesauribile di gioia per tutta la famiglia. Una giovane coppia di origini gelesi che ha voluto vivere il giorno più importante della vita proprio nella città del Golfo per godere di un affascinante scenario in riva al mare. Siamo contentissimi della location, dell'addobbi che ci hanno fatto e siamo fieri di aver scelto questo locale. Anche il tempo ha permesso questa magica serata e siamo contentissimi. Desideravo sposarmi al mare e con la scusa che abbiamo qualche parente abbiamo deciso di sposarci qua. Poi abbiamo trovato questa location che era fantastica e allora un sogno avverato. Ci siamo conosciuti qui e dopo abbiamo deciso di sposarci qui. È un'emozione incredibile, bellissima. Gli auguro tutto il bene di questo mondo agli sposi, a mio figlio, a mia nuora e il bambino. Una soddisfazione immensa, per fare contenti i figli si fa questo e altro. I figli sono la nostra vita, quindi automaticamente speriamo che vadino avanti con tanta gioia e con tanta felicità. La mia figlia è bambina e poi tutto un tratto è una donna, perché la vedi con l'abito e vedi che deve andare da sola, anche se ha un figlio di 7 mesi, però è spettacolare vederla vestita, vedere la propria figlia vestita da sposa, è un'altra cosa. Chef, siamo nel suo regno, cosa state preparando? Il primo primo sono delle trofie con codini di scampi, gamberoni e una mousse di cime di rapa. Mousse di cime di rapa proprio perché è uno dei piatti più gettonati nella nostra cucina, perché mio padre è d'origine pugliese e quindi diciamo che diamo un po' di importanza alla sua terra. Cerchiamo di valorizzare tutti i prodotti del periodo e quindi cercare di utilizzare prodotti che sostanzialmente ci offre la terra e il mare nel periodo in cui ci troviamo. Il 90% dei matrimoni che facciamo sono tutti d'estate, quindi cerchiamo di valorizzare più dei menù a base di pesce. Una difficoltà e una gioia nel gestire uno staff così enorme? La difficoltà diciamo che sta più nel primo periodo, per cercare di farli entrare nella propria brigata come se fosse una famiglia. Poi, passando questo passaggio, alla fine si è tutti insieme come un'unica famiglia e quindi non c'è una difficoltà assolutamente, ma il lavoro diventa una gioia, principalmente ci divertiamo. Palazzo Mattina si conferma una suggestiva e splendida location per i ricevimenti. La nostra famiglia ha fatto in modo di realizzare una sala trattenimenti in centro storico con tutti i servizi possibili e le criticità superate che il centro storico stesso offre nella sua bellezza. È un evento che per noi è molto importante, è il primo matrimonio per la nostra struttura, ma è il primo matrimonio in centro storico, in una sala trattenimenti del centro storico di Gela. E un grazie va dato soprattutto anche ai nostri partner e alla nostra collaborazione, frutto anche di una stretta intesa con le nostre wedding planner che gestiscono l'evento nella perfezione. Abbiamo approfittato di una struttura importante che è il parcheggio arena e abbiamo dotato la nostra struttura di un transfer privato per gli ospiti dal parcheggio arena al Palazzo Mattina. Fra i tanti servizi abbiamo anche un servizio di sicurezza con guardia giurata, dove garantiamo che tutto l'evento si svolga nella massima serenità e tranquillità. Il nostro compito naturalmente è quello di coccolare gli sposi, comprenderli e assicurarli che tutto vada bene e che questo sia, che il giorno del loro matrimonio sia il giorno perfetto che ricorderanno per tutta la vita. Gli anziani e i soggetti portatori di handicap residenti a Gela possono presentare l'istanza per il rilascio delle tessere di libera circolazione AST relative all'anno 2017. Le domande, corredate dalla documentazione prevista, devono essere presentate al protocollo generale del Comune entro domani. Il modello è disponibile negli uffici del segretariato sociale in Viale Mediterraneo.
È prevista per sabato 27 agosto prossimo la seconda edizione di Gela in Arte, una rassegna con un programma artistico intenso a partire dalle 20 che coinvolgerà tutto il centro storico di Gela. L'evento è organizzato dall'Associazione Gravità Zero e propone esibizioni di ginnastica artistica, sfilata da auto d'epoca, PS teatrale, mercatino delle pulci, mostra fotografica, esibizione della banda musicale lungo il corso principale ed un'estemporanea d'arte. Durante la notte bianca le attività commerciali rimarranno aperte per consentire alla cittadinanza di approfittare dei saldi di fine estate. Fai la cosa giusta, differenzia i rifiuti, mantieni il decoro urbano della nostra città. Oggi giovedì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione il vetro nella pattumiera di colore verde in dotazione. Cosa conferire? Bottiglie prive di tappi, fiaschi senza paglia, barattoli e vasetti, bicchiere e brocche, solo se in vetro, non cristallo, vetri vari anche se rotti, contenitori vari in vetro per alimenti e non, senza tappi e o altri materiali diversi. Depositare davanti alla propria abitazione l'organico all'interno del sacchetto compostabile. Cosa conferire? Avanzi di cibo, piccoli ossi, scarti di cucina, di frutta e di verdura, formaggi e salumi, avanzi di pane, alimenti avariati e scaduti, fondi di caffè, filtri di tè e camomilla, sfalci, piccole potature, fiori recisi e piante domestiche senza terra e senza vaso, pezzetti di legno, paglia, segatura, ceneri spente di camini, tovaglioli di carta unti, carta assorbente usata, escrementi, piume, peli e lettiere di piccoli animali domestici. Per un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà domenica 28 agosto prossimo alle 21 alla Rotonda Est di Macchitella Gela il premio nazionale riservato ai cantanti Eleonora Lavore. L'iniziativa è dell'associazione Elevision con il patrocinio della Regione e del Comune. Un evento unico in Sicilia, orchestra dal vivo, ospiti nazionali, 20 voci scelte in tutta Italia. La manifestazione sarà condotta da Pamela Olivieri e Angelo Martini. Ultimo appuntamento nell'ex monastero delle Benedettine con l'iniziativa L'estate gelese con la musica colta, promossa dall'Associazione Amici della Musica Giuseppe Navarra in collaborazione con il Comune. Domenica 28 agosto alle 21.15, concerto jazz del trio Alessandro Lochiano alla tromba, Nuccia Scerra al pianoforte ed Emanuele Smecca alla chitarra. Adesso parliamo della vicenda terreno di gioco del Pressi, si rischia di compromettere tutto, vediamo. Come ogni anno di questi tempi a Gela accade che ci siano problemi legati al mondo dello sport ed in particolar modo a quello del calcio. È già successo e succede anche oggi. E le nubi all'orizzonte sono dense, sì, perché qui si rischia realmente di disperdere un patrimonio. Stiamo parlando del Gela Calcio, cioè dire la maggiore espressione sportiva presente in città. In più di un'occasione si era detto che bisognava intervenire immediatamente per rendere agibile lo stadio Vincenzo Presti. C'è stata anche la visita degli ispettori della Lega Nazionale di Tanti, l'impianto sportivo di Contrada Giardinelli non è a norma e dunque nessuna omologazione al momento. Si deve intervenire soprattutto sul terreno di gioco e i lavori, quando manca poco all'inizio del campionato di Serie D, non sono ancora partiti. Per oggi pomeriggio la società del Gela Calcio ha convocato un consiglio di amministrazione straordinario per valutare attentamente la situazione allucinante che si è venuta a creare a pochi giorni dall'inizio del prestigioso campionato e decidere sull'opportunità o meno di prendere parte alla competizione. Ieri dal Comune di Gela, attraverso una nota stampa, l'amministrazione comunale ha ribadito la sua ferma volontà a consegnare in tempi celeri alla città uno stadio omologato per la Serie D, secondo quanto indicato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Chi agita lo spettro di un disinteresse politico alla questione, si legge, soffre di ansia che, seppur comprensibile, è ingiustificata. Il settore lavori pubblici, mobilitato da settimane, deve rispettare i tempi legittimi dell'apparato pubblico affinché tutti gli sforzi profusi per chiudere positivamente la vicenda non siano resi vani da vizi di forma causati dalla fretta. In questo senso gli uffici sono già in possesso delle offerte progettuali delle ditte individuate per gli interventi al manto erboso e, nonostante le difficoltà legate a questo periodo di ferie, già nei prossimi giorni saranno in grado di affidare i lavori. Intanto è utile precisare, si legge ancora, che da giorni sono al lavoro gli operai per quanto concerne le opere relative a spogliatoi, tribuna stampa e altri locali
destinatari di diffida della Lega allo stesso modo del rettangolo di gioco. Sacrificare un campionato conquistato con sacrificio per non tollerare il ritardo di qualche giornata equivarrebbe, chiude la nota, ad una disfatta iniqua davanti al suo più innocuo avversario. Non si è fatta attendere la risposta del club biancazzurro. Siamo felici che il comune di Gela abbia reso pubblico il documento che attesta l'avvenuta approvazione della determina dirigenziale che di fatto costituisce il primo atto formale che, siamo certi, fra alcune settimane porterà al successo l'intervento manutentivo sul manto in erba sintetica del Presti. Vive congratulazioni per questo primo atto datato 23 agosto 2016, cioè ben 4 mesi e 6 giorni dopo l'ultima partita. Ma forse, dice il Gela Calcio, abbiamo sbagliato i conti. Succede a chi soffre d'ansia. Chiediamo scusa. L'Amo Gela raggiunge un accordo con l'Udinese Academy. Vediamo di cosa si tratta. Una reciproca collaborazione al fine di valorizzare i talenti locali è quanto sancito ieri nell'ambito di un accordo tra l'Udinese Academy e l'Amo Gela. Dalla stagione agonistica che sta per cominciare, la società gelese entrerà a far parte dei circuiti delle accademie della squadra bianconera che milita nel massimo campionato di Serie A. L'obiettivo è quello di riconoscere il talento e lavorare per accrescerlo mettendo in risalto la sfera umana e formativa del ragazzo. Quando abbiamo incontrato questa società abbiamo ritrovato dei valori molto vicini al nostro modo di lavorare e allora insieme siamo stati contenti di partire in questo percorso, perché tutti i mesi i nostri tecnici verranno e cercheranno di crescere la qualità di quella che è la proposta che andrà poi a far crescere i bambini e i ragazzini. Quindi l'obiettivo centrale del progetto è di portare un servizio educativo, ma soprattutto tecnico, quindi tecnico educativo nella crescita del calciatore e dell'uomo, e portarlo concretamente. Quindi noi daremo la presenza e soprattutto anche tante aree di sviluppo che andranno ad arricchire il patrimonio già esistente nelle società che lavorano con noi. Avere la possibilità di, per realtà locali, di entrare in contatto con realtà professionistiche ti può dare un valore aggiunto che, oltre all'aspetto tecnico, noi teniamo molto all'aspetto anche formativo ed educativo dei ragazzi. Per noi, ancora prima di andare a curare determinati aspetti, è importante che i ragazzi capiscano dove si trovano, cosa stanno facendo e che mostrino quella sensibilità e quella concentrazione sul lavoro che devono andare a fare. Perché a noi piace dire che bisogna sapersi divertire, ma con serietà. Nel senso che comunque non posso imparare se comunque non mi dedico in maniera attenta a quello che sto facendo. Quindi il nostro compito è proprio questo, di dare questa cultura del lavoro, non dimenticandoci mai dell'aspetto ludico. Previsti durante la stagione incontri mensili con i tecnici dell'Udinese Academy e corsi di formazione, stage a Udine e altre attività collaterali. È un percorso nuovo, finalizzato sempre alla crescita dei giovani e quindi del settore giovanile, cosa che ci ha sempre contraddistinto negli ultimi anni e fin dalla nostra nascita come associazione sportiva. L'obiettivo è sempre quello di far emergere talenti, giovani, non solo per la nostra società ma anche per ciò che riguarda tutto il territorio. Appuntamento con il teatro domani alle 21.30 all'Arena all'Aperto dell'Antidoto a Machitella. Sul palco la compagnia Antidoto in Don Chisciotte e Sanciupanza. Il costo del biglietto, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Vi ricordiamo che servizi, notizie e approfondimenti sono disponibili sul nostro portale all'indirizzo web www.tg10.it. Vi ricordiamo inoltre che il nostro televideo è sempre aggiornato. Grazie per averci seguito fin qui. Arrivederci. Thank you.